Ciao cacciondi! Oggi sono a Copparo per un disegno divino. Avete presente del Niagara? Io le ho viste sul motore della mia macchina, sulla pompa dell'iniezione del gasolio. Questo bellissimo disegno divino ha voluto sì che avesse la mia bicicletta, che è questa qua, dietro nel baule. Quindi oggi mi tocca tornare in bicicletta e farò la mia prima esperienza, una lunga distanza, cioè Copparo Ferrari. Proprio un record. Quando si dice che la natura ti dà tutto per sopravvivere, ecco qua. Adesso per tornare a casa un po' di funghetti, tralala. Entre poco e pochito io sono qui in Tamara. Tengo che provare una calle un pochino meno peligrosa, perché io in la mera via Copparo, ero proprio sulla via Copparo e secondo me non è proprio sicurissimo. Ho appena trovato un pezzettino di ciclabile. Vediamo quanto dura, mi sa che è già finito questo pezzettino qua. Era l'unico che c'era. Mi sentivo un po' scomodo lì sulla via Copparo. Ormai è finito. Fanno un po' male, come si dice in Messico, los huevos, las joyas de la familia, los tanates, las pelotas, come si dice in Spagna. Non è proprio adatta a fare dei viaggi lunghi, quindi comincio a sentir male le gambe. Per fortuna ce le ho un po' allenate, ma los huevos no. Come potete vedere è un po' pericoloso guidare qui la bicicletta. Sto avendo un calo di energie, avrei bisogno di un po' di maltodestrine prima che mi schiacci qualcuno. Diciamo che in questo momento anch'io desidererei la ciclabile. Fiato di morire oggi sulla via Copparo. Finalmente un pezzettino di ciclabile. Non pensavo una cosa così, che tra l'altro non è una distanza così lunga. Comincio a sentire la stanchezza, comincio a sentire un calo di zuccheri, di energie. Non so come fanno quelli che pedalano per 50 km, poi tornano a casa, serata. O forse la mia bicicletta, o sono io che sono poco allenato. Mi sta venendo uno fame, sai come venendo sonno, sarà un calo di zuccheri. Cosa del genere, 7 ovviamente. Insomma, la giornata è appena cominciata e io già sono stanco.